L'ambito territoriale 30, il comune capofila è Cinisello Balsamo, insieme a Bresso, Cormano e Cusano Milanino. L'ambito 61, il comune individuato è quello di Monza, con in ambito territoriale con Brugherio e Villa Santa. E l'ambito territoriale 79, capofila al comune di Sesto San Giovanni, con annesso Colonia Monzese. Cosa succede quindi adesso? In questi comuni, praticamente dal 1 di novembre, 2 di novembre, entra in vigore il nuovo regolamento. Pubblicazione del bando, 30 giorni di tempo, successivamente verifica dei requisiti delle domande pervenute. Ricordo che la verifica è 100% a tappeto di tutte le autocertificazioni che vengono prodotte, e quindi dovremmo arrivare a gennaio, se la sperimentazione è positiva in tutti i campi, alle prime assegnazioni con il nuovo regolamento. Detto ciò, se non c'è nulla, il regolamento che prevede delle possibili modifiche nel caso in cui chiaramente nei test troviamo qualche incongruenza, qualcosa da sistemare. Se non ci sarà nulla da modificare, l'8 febbraio del 2018 entrerà in vigore per tutto il territorio della Regione Lombardia il nuovo regolamento delle assegnazioni. Ricordiamo che il tratto saliente di questo regolamento è che definisce le categorie e che tolto il 20% di assegnazione a famiglie totalmente indigenti, il restante 100% viene suddiviso fra anziani al 30%, famiglie monoparentali al 20%, disabili 15%, famiglie di nuova formazione 20%, forze dell'ordine 10% e un 5% a disposizione proprio degli ambiti territoriali, che poi non sono i piani di zona, per individuare categorie di rilevanza sociale meritevoli di assegnazione. Ricordiamo che tutte queste categorie hanno una possibilità di modifica fino al 5%. Quindi noi ci auguriamo che tutto funzioni per il meglio e che da febbraio, quindi con le prime assegnazioni in aprile, su tutto il territorio regionale lombardo.